Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di un particolare bonus IMSS che varia da un minimo di 286 euro a un massimo di 550 euro. Vediamo insieme di cosa si tratta. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Il bonus di cui parliamo oggi è Bonus Tiroide 2021, che è un assegno di invalidità civile che viene riconosciuto dall'INPS a chi soffre dei quattro disturbi della tiroide, ovvero carcinomi tiroidei, gozzo, ipotiroidismo e ipertiroidismo. Per ottenere questa indennità bisogna sostenere e superare una visita della commissione medica dell'INPS per ottenere poi il certificato medico che attesti una delle patologie che abbiamo appena elencato. Se l'invalidità viene riconosciuta, l'assegno, come abbiamo detto poco fa, può variare da un minimo di 286 a un massimo di 550 euro mensili a seconda della percentuale di invalidità che viene riconosciuta, ovvero da 74 al 100%. Vediamo dunque a chi spetta e a chi. 286,01 euro per un'invalidità minimale del 74% ad un massimo del 99%. 520,29 euro per coloro che hanno bisogno di continua assistenza e non sono autonomi nella quotidianità da soli e 550 euro per un'invalidità del 100%. Quali sono i requisiti? I requisiti per poter richiedere il bonus tiroide 2021 sono: in primis la percentuale di invalidità superiore al 74% con certificazione che attesti uno dei quattro disturbi della tiroide come causa, ovvero carcinomi tiroidei, gozzo, ipotiroidismo e ipertiroidismo. Per quanto riguarda la modalità di domanda, come primo passo per ottenere l'indennità bisogna essere in possesso dei certificati medici che appunto attestino uno dei quattro disturbi che abbiamo appena elencato. Il proprio medico di base dovrà compilare poi sul sito ufficiale IMSS il certificato introduttivo che è a pagamento. Il medico non dovrà soltanto fornire i dati anagrafici del paziente, ma dovrà anche indicare tutte quelle patologie che possono essere valutate per poter poi ottenere l'invalidità. Quando la procedura sarà completa, il medico di base dovrà rilasciare al paziente una ricevuta cartacea per attestare che sia avvenuta l'operazione online e una copia del certificato medico originale che avrà una validità di durata di 90 giorni. A questo punto la procedura di richiesta di invalidità civile potrà essere completata tramite due opzioni, ovvero il sito dell'INPS accedendo con le proprie credenziali oppure rivolgendosi a un patronato. Terminata la richiesta di domanda, il sistema dell'INPS o il patronato proporrà una data di visita in base agli appuntamenti disponibili presso l'ASL corrispondente al vostro CAP di residenza. A questo punto al richiedente verrà comunicata tramite SMS sul numero personale o la propria email la convocazione per la visita medica presso la commissione medica dell'INPS. I documenti da portare a questa visita sono l'ecografia tiroidea per gozzo semplice, gozzo nodulare, ipotiroidismo, tiroiditi o altri documenti specifici per patologie indicate, la prova di TSH, il documento di invalidità valido, la tessera sanitaria, il certificato del medico originale. Il paziente che farà domanda per il bonus tiroide infine poi riceverà per posta o via mail certificata PEC il verbale di visita inviato dalla commissione. Si riceveranno due copie, ovvero la prima che contiene tutti i dati sanitari, inclusi i dati sensibili, e la seconda, ovvero il giudizio finale con la procedura di invalidità. Nella domanda per l'invalidità civile è anche possibile richiedere se si ha diritto a tutti i benefici della legge 104 tramite una valutazione della commissione. Se la valutazione risultasse positiva e si avesse quindi diritto ai benefici di tale legge, ai lavoratori dipendenti spetterebbero riposi giornalieri di un'ora o due ore in base all'orario lavorativo, oppure tre giorni di permesso mensile frazionabili in ore, oppure congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di due anni nella vita lavorativa, rifiuto del trasferimento di sede e rifiuto al lavoro notturno. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.